Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nel mio canale. In questo video voglio farvi il vlog del mio compleanno, un video che non ho mai fatto ma mi andava molto di registrare. Ma credo che per farvi vedere tutto dobbiamo ripartire da ieri sera. Ok, vediamo cosa succedeva ieri. Vedere una serie TV. Ovviamente abbiamo preparato anche l'acqua perché sennò moriamo di sete. Allora, io prima di guardarla... Ok, qui vi mostravo il mio regalo di compleanno se non si fosse capito. Ma questo è il cofanetto che mi ha regalato Alessia. In pratica, vabbè, sul caso di bicchieri. Qua c'è la schiuma per il viso, cioè quella per lavare il viso, che è piena... Mi sembra ovvio che sia piena dato che me l'avevano appena regalata, ma vabbè. La crema che non so perché si muove sempre. Qua c'è il siero e qua c'è il latte detergente. E sono tutte piccoline, anche se sembrano grandissime, ma sono piccoline comunque. E poi vabbè, c'è anche questa pinna bellissima, che boh, mi piace un sacco, che vi faccio vedere. Questa qua, cioè tipo pomposissima. E c'ha una culina da sirena. Poi come altro regalo vi faccio vedere, anche se li abbiamo li ho aperti oggi i regali, però. In pratica uno me l'ha regalato mio padre e un altro me l'ha regalato mia nonna. E questo di Lucy e questo di Ricky. E poi gli altri miei nonni mi hanno dato, i miei zii eccetera, mi hanno dato tutti i soldi che spenderò in acquisti. Ieri però sono andata anche all'Open Day e mi sono anche iscritta al liceo, quindi volevo mostrarvi quello che mi avevano regalato. PS, anche Alessia c'era con me ovviamente. Ma va bene. Mi sono iscritta alle scienze umane comunque e mi hanno regalato tipo sta borsa dove c'era, vabbè, il bucletto della scuola, tipo gli orari, quello che si fa. Sarebbe questo qua, che vabbè, a nessuno interessa tipo l'indirizzo della mia scuola, ma va bene. Poi mi hanno regalato sto coso che non c'entra niente con la scuola, però è tipo un portacellulare quando sta in carica, boh, fighissimo, che devo ancora provare con il logo della scuola, che forse poi stacco, probabilmente. Poi ci hanno regalato anche queste, che sono tipo... una penna con il logo del... vabbè, a parte le mie unghie schifosissime, perché niente, sono distrutte, che appunto sono delle penne con il logo. E poi anche una matita con il logo della mia scuola, che sarebbe questa, molto carina. E allora, guys, adesso ci guardiamo Teen Wolf. Poi dopo siamo stati un po' su Omegle e questo è il risultato. Oh yeah! 3:28 a.m. Poi verso le 3 ci picchiavamo e poi alla fine ovviamente siamo andati a dormire perché avevamo molto sonno. The next day. Poi stamattina, ovvero 17 gennaio, è il mio compleanno, quindi ci siamo alzate e siamo scappate in cucina. E niente, abbiamo fatto colazione con i biscotti. Questi c'era tipo dentro il cioccolato, questi erano dei fake Oreo, come vedete, Neo, quindi fake Oreo cereali. E poi c'erano questi, che erano tipo dei biscotti che ho mangiato io, che erano molto buoni. E nulla, io appunto ho mangiato questi qui marroni perché mi piacevano un sacco. Poi io e Ale eravamo stra in ansia di provare il kit che mi aveva regalato lei, quindi il kit di Kylie Skin, ovvero della linea di Kylie Jenner. Quindi della linea makeup skincare di Kylie, e il primo prodotto è questo, che praticamente era un toner al latte alla vaniglia ed era favoloso e profumo spaziale. Poi questo, che era praticamente un siero che non riuscivo a levare, che ha un pack molto, diciamo, duro, questo qui in plastica, diciamo, però è veramente bellissimo, ma ha un odore più neutro, quindi è molto più buono il toner come odore. Poi questa cremina, che anche mi ha regalato lei, ovviamente con tutto il kit, buonissima. Anche questo odore era molto neutro in realtà, però sempre molto buona. Poi lascia la pelle morbida. Aiuto! Poi questo detergente per il viso schiuma, che ci ho messo 3 ore praticamente a levarlo, che anche questo qui è fantastico. Ok, ci siamo muniti dei prodotti che stanno qui, di un cerchietto per tirare dietro i capelli e del tutorial di Kylie, che Alessia sta gentilmente proiettando sul suo telefono, eccolo. E quindi nulla, adesso ci proviamo e vi facciamo vedere la sequenza. Poi ho aperto la schiuma barra detergente viso e me la sono messa sulle mani mentre lei si reggeva il telefono ed è stata una sensazione bellissima perché era stramorbida. Poi praticamente l'ho strofinata tra le mani e appunto l'ho messa in viso. Ma come esce? Come si fa? Ma credo che devi premere un pochino. Presso. Oh, ma l'ho messo.
Dopo averla aperto, l'ho messo su un batuffolo di cotone e poi l'ho tamponato sul viso. Poi come penultimo passaggio c'è il siero, che è questo qui, che l'ho messo un po' sulla mano e poi sulla faccia. Per ultimo invece ho messo la crema, che è questa qui. Dopo la skincare mi sono vestita e ovviamente vi faccio vedere l'outfit. Che ho messo anche ieri perché mi piace troppo, ce la amo. E dietro c'è il numero di Styles 24. E poi vabbè, dei leggings neri semplicissimi, che ovviamente è tutto molto semplice perché devo stare a casa, non è che vado chissà dove, quindi metterò queste cose. E poi le scarpe non le metto, metto le pantofole di Harry Potter. Poi ho mangiato la pizza per pranzo, questa qui è la mia che aveva fatto mia mamma con la rucola e la bresaola e mi è piaciuta un sacco. Dopo abbiamo messo i palloncini e indovinate, si è rotto il palloncino, si è bucato, wow! Adesso ci volevo fare questa, che è praticamente una black mask, quella nera al carbone. L'unica cosa che io non me la farò su tutto il viso perché sennò mi farà malissimo levarla, perché già l'ho fatta tante volte e fa malissimo, quindi la farò tipo sul naso e sotto il mento. E adesso la proviamo e vi facciamo vedere. Poi finalmente sono arrivate le mie due tortine fantastiche, che erano mezze sciolte perché erano fatte con il gelato, e questo è mio padre che accende le candeline e nulla, wow! Quindi erano stracarine, peccato che appunto era tipo, era tutto sciolto perché tipo con il fuoco e insieme al gelato, però era comunque molto molto buona. Io che spingo, yeah! Dopo io e Alessia ci siamo ripicchiate, come ovviamente avevamo già previsto, quindi niente, ci picchiamo qui. Dammi un urto. Vabbè, io ho preso maglia. Poi abbiamo urlato alla gente per strada. Signora! Signora, dai le mani! Siamo sicuri che è una signora. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Grazie. Grazie a tutti. E se vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi. Ci abbiamo messo tipo due giornate a farlo, quindi lasciate like. Ci siamo impegnate, però ci siamo tanto divertite. Quindi grazie a tutti. Ciao. E grazie per essere stati con noi. Ciao.